Che abbiamo preso, avuto maniera di prendere consapevolezza di quale era il terreno, le difficoltà del terreno di gioco. Lì abbiamo un po' concesso con qualche disimpegno di qualcuno, qualche loro azione che però non è stata importante. Abbiamo preso anche mano sotto l'aspetto del gioco, perché abbiamo cominciato a giocare anche noi. E quindi i primi 20 minuti abbiamo dimostrato di essere una squadra che si era difesa bene e che cominciava a giocare anche nella fase di costruzione. Abbiamo avuto qualche punizione nella loro metà campo e abbiamo avuto questa opportunità. Abbiamo fatto 20 minuti, 11 contro 11, e poi la situazione è cambiata. Tra 3 anni Sanchez sarà il migliore al mondo. La sensazione diffusa nel mondo del calcio, ma se a dirlo è di Natale, colui che respira il suo stesso ossigeno sul prato e nello spogliatoio, c'è da crederci. D'altra parte, il cileno è abituato a lasciare la gente a bocca aperta, a mietere consensi anche tra chi dovrebbe vederlo come fumo negli occhi, a diventare in fretta l'arma di divertimento di massa più scintillante della Serie A. La fabbrica di talenti udinese lo ha soldato nel 2006, concedendogli lo svezzamento nel Colo-Colo e nel River Plate, sotto l'egida di due mentori di lusso come Claudio Borghi e Diego Pablo Simeone. Il primo a credere in lui, però, fu il sindaco di Tocopilla, sua città natale, che a 15 anni decise di regalargli quel paio di scarpe da calcio che Alexis cercava faticosamente di comprare lavorando come parcheggiatore. Sanchez a quell'epoca mischiava i suoi sogni con i cartoni animati, al punto da ammettere candidamente di aver cercato a lungo di emulare le gesta di Oliver Hutton. Forse è per questo che ha la tendenza a rendere possibile ciò che sembra impossibile, come quando a 7 anni sfidava i ventenni con nonchalance. La voglia di stupire è rimasta la stessa, anche ora che di primavere alle spalle ne ha 22 ed è diventato un'icona universale dello spettacolo, al punto che nessuno osa più schiacciarlo dentro cornici di scomodi paragoni. Rapido ed esplosivo, riduce i difensori a fili d'erba da dribblare, senza irrisione ma dando libero sfogo al genio, che è un tratto distintivo che ha bisogno dell'umiltà per essere sublimato. Fino a pochi mesi fa era uno splendido giocoliere, ora è il killer più divertente e fantasioso del campionato italiano. Il bambino meraviglia è diventato un fuoriclasse meraviglioso, uno dei pochi in grado di fondere realtà e fantasia.